Ciano, l'Inter è tornata sulla terra ieri sera? No, l'Inter ha fatto una partita sicuramente non all'altezza della situazione, su questo penso che non ci siano dubbi, perché il Real Sociedad è sì una bella squadra, una buona squadra, ma è undicesima in classifica e soprattutto ha fatto 8 gol e ne ha subiti 7, il che vuol significare che qualcosa non funziona in questa Certo, squadra, 6 punti in per cui 5 partite. doveva essere decisamente meglio. Però io devo dirti una cosa. Così come ho detto che la Lazio non farà il campionato dell'anno scorso, idem il Napoli, io ti dico che l'Inter sarà la squadra che potrà dar fastidio in finale a chi vorrà vincere il titolo, perché è una squadra compatta dove c'è una testa, Çalhanoğlu, dove c'è un recuperatore di palla, Barella. Sono questi i giocatori importanti che portano avanti la squadra e decidono anche le situazioni. Per cui non prendo adesso come riferimento alla partita con Real, su questo non c'è dubbio. E quello che ho detto per il Napoli lo ripeto per l'Inter, è presto a dare giudizi dopo 4 partite. Paolo, Io, allora, perché io. giustamente abbiamo incensato ed enfatizzato le prove dell'Inter, quella sul Milan, su tutte, però anche quella di ieri, cioè dobbiamo prendere a riferimento, no? Io dico una cosa, secondo me Inzaghi non va né criticato né processato perché qualcuno ha detto troppi 5 cambi rispetto al derby. Del resto dei 5 cambi, 3 hanno fatto bene, 2 come Aslani e Arnautovic non hanno fatto bene. Però devo dire che con una rosa così larga e di qualità ha quasi il dovere di Di tenere ruotare. coinvolti tutti. Secondo me ieri semplicemente sono stati sorpresi come ritorno in Europa da finalisti, forse si erano dimenticati inconsciamente che in Europa si corre tanto, il ritmo è alto e la Real Sociedad nel suo stadio va a 200 all'ora. Diciamo che hanno pagato sta roba, però bene fa Inzaghi ad usare i giocatori, perché lo scorso anno, prima del suo rilancio, lo criticavamo tutti, dicevamo, ah, gioca sempre gli stessi, fa i cambi pilotati quando è un ammonito, e quindi secondo me bene, bene ha fatto. E devo dire una cosa, secondo me, una valutazione, poi mi sbaglierò. Vabbè, intanto ieri abbiamo scoperto che chi piangeva e si strappava i capelli per la partenza di Onana e l'arrivo di Dopo ne Sommer, parliamo, dopo ne ecco. parliamo. No, e dico una cosa, secondo me, non so se Luciano o se voi siete d'accordo. Inconsciamente, secondo me, l'Inter, non dirò mai, nessuna squadra si può permettere di snobbare la Champions, no? Soprattutto quando hai fatto finale hai preso più di 100 milioni. Però, secondo me, quest'anno, inconsciamente, l'Inter ha più la testa sullo scudetto e la seconda stella. Non dico Rispetto che alla Champions. snobbano, poi. Ieri hanno pareggiato, l'anno scorso avevano perso col Bayern e poi sono arrivati in finale, quindi niente processo, niente di allarmante, secondo me. Un po' di presunzione, Fabio, ieri Ma nell'Inter. Ma Paolo, scusa. presunzione non saprei. Sicuramente, innanzitutto, no, ho notato con piacere la conferenza stampa di Inzaghi, che è uno che spesso mi ha molto lasciato perplesso, per usare un eufemismo, nella sua comunicazione. Invece ieri addirittura se n'è uscito dicendo, l'abbiamo appena sentito, che avrebbe meritato di più la Real Sociedad, che è vero, ma che è una cosa che un allenatore non dice mai in conferenza stampa. Quindi Però tanto di era veramente cappello lampante, alla, alla eh? correttezza di Inzaghi in questo caso. Addirittura tanto di cappello alla correttezza di In Inzaghi. questo Vabbè, ma è caso. stata una cosa talmente lampante, Ma Fabio, permetti la dai. parte, Era come ma ragazzi, dire, ma ha fatto questo un foglio tiro, è è nero ed è bianco. Cioè, un ti ho chiamato allenatore che ha bene. pareggiato una partita No, e in conferenza. ha detto sarebbe stato troppo vincere. Vabbè, Un allenatore che ha pareggiato una partita e in conferenza stampa ti dice, però hanno fatto meglio gli altri di noi. No, ha detto Invece che sarebbe stato, lamentarsi, forse ha sarebbe fatto stato troppo un tiro in vincere. 90 minuti Paolo, l'Inter. ci Ma mancherebbe che non sto sarebbe stato dicendo che quello del Inzaghi ha detto una gol. bugia, sto Vabbè, dicendo facciamo i che complimenti a Inzaghi. solitamente non sento nessun allenatore No, che ha beh, pareggiato non è una vero. partita dire che gli altri meritavano di più. No, ma non è Che così. è la verità. Quindi tanto di cappello per aver riconosciuto una verità che molto spesso non viene detta. Luciano? Ha ragione Fabio su questo argomento qui, perché è difficile che un allenatore, anzi quasi mai un allenatore, elogia l'avversario nonostante che l'avversario non abbia vinto. Io vi dico una cosa, ieri Inzaghi ha capito una cosa, che con Thuram e Frattesi la squadra è più rapida, la squadra più veloce, la squadra punta di più la porta, e questo è importante perché Arnautovic può essere una riserva di
sicuramente di questi giocatori che ho detto, perché tenete presente che il Frattesi, per esempio, è un giocatore che riesce a inserirsi nelle trame della squadra e andare in gol con facilità. Questo è importante perché è praticamente la riserva oppure il titolare di Mkhitaryan. L'Inter in questo campionato ha doppioni nei vari ruoli, praticamente di titolari proprio che possono andare in campo e non fanno sentire il rendimento inferiore a quelli che praticamente escono. Questo è il fatto che l'Inter può dare qualcosa in più degli altri e sicuramente, secondo me, è una delle favorite per il campionato. Che poi dopo tenga di più al campionato, questo non lo credo. O meglio, sicuramente tiene al campionato e alla seconda stella, su questo non c'è dubbio, ma non può disdegnare la Coppa dei Campioni, perché tenete conto che il Real Madrid non è più quello di una volta, che il City non è più quello di una volta, che il Bayern Monaco non è più quello di una volta, quindi gli avversari diminuiscono e l'Inter invece ha qualità superiore praticamente rispetto a quello che aveva l'anno scorso. Alessandro, riparto con te, due minuti. Senti Alessandro, dimmi la verità, da tifoso milanista, no? Vedere ieri una formazione come la Real Sociedad, che tra l'altro a livello tattico gioca con come il Milan, col 4-3-3, mettere in difficoltà l'Inter quando tu invece sei stato annichilito, cosa ti ha fatto pensare? Ma a me ha fatto pensare sinceramente alla squadra dell'Inter che non era quella nel derby. Io penso che l'Inter abbia tutta l'intenzione di giocarsi la Champions, soprattutto per quello che abbiamo visto l'anno scorso e la forza di questa Inter. Secondo me, personalmente, mio parere strettamente personale, ieri Inzaghi ha voluto fare una prova, forse sottovalutandola, e penso che ha capito che chiamiamole seconde linee non sono all'altezza, non sono all'altezza, come penso. Scriviamo noi, Arnautovic, no. Aslani flop, mercato no. Mercato non infallibile, cioè vogliamo dire che la rosa dell'Inter non è così completa come credevamo? Secondo me no. Arnautovic, perché... Aslani, ieri che voto gli dai, Paolo? No, vabbè, ma non li puoi vabbè, come non li puoi, ma giudicare? Ovvio, li giudichiamo, vabbè, sì, scusa. Ascolta, ma è ovvio che se tu fai un paragone Aslani con Çalhanoğlu in regia, non voglio paragonarlo a Çalhanoğlu, voglio il voto di ieri. Tu sei il pagellista dell'Inter di ieri. Sono stati insufficienti, ovviamente, però è stata una partita dove la squadra ha sofferto per 80 minuti tutta sul però ritmo. Quando sono entrati i titolari si è visto, ma perché la Real Sociedad negli ultimi 10 minuti ha abbassato il ritmo, era più stanca, ha pareggiato con un mezzo tiro che nasceva da un altro mezza conclusione di Frattesi, non possiamo dire no, però Thuram Arnautovic, secondo me è un'altra squadra l'Inter completa, però, scusate, Paolo. È ovvio che Arnautovic è stato preso per fare la riserva e non il titolare, ma secondo me sostenere che la campagna acquisti dell'Inter non è stata completa, secondo me è stata quasi miracolosa per una società sotto settlement agreement, perché una società che gli ultimi giorni di mercato ti spende 30 più 2 per Pavard, che comunque prende Thuram perché il Milan non ha rinunciato sullo stipendio, che prende Frattesi, comunque Arnautovic come alternativa ci sta, che prende Carlos Augusto, scusami, dal Monza. No, vabbè, Quadrado a fine contratto, non so quante partite. Sarà importante, Paolo, Quadrado. Secondo me non ha fatto un mercato criticabile. Non criticabile, ma non così perfetto come si dice. Luciano. Paolo, guarda, io sono d'accordo in questo con Paolo, perché l'Inter praticamente si è rinforzata. Paolo Marcello o Paolo Vargini? Ragazzi, attenzione, innanzitutto io faccio domande e vi devo mettere il pepe dove so che... voi vi scottate. No, ma volevo capire se era d'accordo con te. No, ma io non è che io chiedo, chiaro, chiedo se il mercato dell'Inter è stato completissimo. Il raddoppio dell'Atalanta, arriva il gol, lo segna Ederson che è entrato da 3 minuti, quindi subito pronti via, gol dopo tra l'altro averlo sfiorato in precedenza con un tiro che era finito fuori di poco, questa volta di testa, anche se l'azione non nasce da destra come prima, ma nasce da sinistra. Una bella Atalanta che stasera ha ritrovato geometrie e gioco, insomma, quello che un po' era mancato a Firenze soprattutto nel secondo tempo. Minuto 67, quindi arriva il raddoppio e lo segna Ederson, entrato da poco. Benissimo, benissimo. Qui devo fare un'osservazione, Paolo. Prego. Qui devo fare un'osservazione.
L'Atalanta è sicuramente una squadra che merita il vantaggio di stasera, su questo non c'è dubbio, però quando si parla di una squadra di calcio bisogna guardare anche l'avversario. Quindi dire che l'Atalanta è ritornata a quella che era è da escludere, dire che incontra un avversario decisamente inferiore è una cosa giustissima, ma non possiamo enfatizzare sull'Atalanta per questa partita. Aspettiamola per esempio quando incontrerà la Juventus tra due partite, allora sì, si vedrà se l'Atalanta è una squadra che può puntare a qualcosa oppure no. Personalmente io ritengo che, tenendo conto anche che al povero Gasperini tutti gli anni gli cambiano la squadra, quindi deve ricominciare da zero, ecco, tenendo conto di questo ci vuole un po' di pazienza a giudicare l'Atalanta, ma io non credo che l'Atalanta sia una squadra per esempio che possa inserirsi nelle quattro della Champions. Sull'Inter invece dicevamo si vede tanta differenza tra le prime e le seconde linee? No, qui ti dimostra, ma allora non è questione che praticamente il Real Sociedad ha frenato perché era stanco anche l'Inter. La realtà è questa, che Arnautovic e Aslani non sono praticamente giocatori, o meglio, sono giocatori che possono fare anche la riserva, su questo non c'è dubbio, ma quando c'è Frattesi in campo e Turan assieme a Lautaro, la squadra acquista più forza fisica, acquista più velocità e lo dimostra praticamente, l'ha dimostrato nel derby, l'ha dimostrato anche ieri sera. Il gioco è cambiato quando sono entrati loro, ragazzi, è inutile stare lì a menarlo. Sì, però Luciano, gli ultimi 10 minuti. Gli ultimi dieci minuti. Beh, ma è ovvio. Però. Ma è ovvio che Thuram è meglio di Arnautovic e che Çalhanoğlu è meglio di Aslani. Però, cioè, per il calcio italiano, per un club italiano sotto 7 man agreement, non puoi avere due squadre completamente identiche. E a mio avviso. Ma guarda Paolo, io sono d'accordo con te. No, ma... E secondo me l'Inter ha fatto un gran mercato, perché non può mica comprare praticamente tutte le stelle qua, che ci ma sono. Ma infatti qua non c'è una critica Marotta o Asilo, ragazzi. Ma non, è... cioè, non ci stiamo capendo se, forse. Se vogliamo esaminare. Stiamo parlando della rosa a tutto tondo dell'Inter, non è una critica al mercato. Ma io dico. Marcello, la rosa praticamente non può essere. L'Inter ha dei doppioni che possono andare a giocare titolari, sia quelli che stanno in panchina che gli altri. Poi dopo c'è anche qualche ruolo, tipo quello di Arnautovic o di Aslani, che non è corrispondente. Certamente Aslani lo può confrontare con Çalhanoğlu, no. Ma è ovvio. Ma non possono avere due Çalhanoğlu. Ma questo è normale. Non è che puoi avere Çalhanoğlu e Modric. Cioè, ma poi voglio dire, secondo me globalmente, esaminando questa prima parte di stagione, allora mi viene da dire che è stato più deficitario, anche se più reclamizzato, il mercato del Milan, che non hanno preso difensori. Quello sì, ma l'Inter... Io infatti Paolo... L'Inter è completa in tutti i reparti, eh? Se ti ricordi sul Milan, io ho detto, prima che cominciasse il campionato, e l'ho detto, c'eri anche tu in trasmissione, che il Milan ha fatto una squadra che riempie l'area di rigore avversaria, ma si dimentica il centrocampo, che il centrocampo è la prima difesa di una squadra di calcio, certo. E guarda caso la difesa del Milan si trova sempre l'uno contro uno, ragazzi, però, e si trova in difficoltà. Quello che dico io è semplice: l'anno scorso se non c'era Çalhanoğlu c'era Brozovic, quest'anno c'è Aslani. L'anno scorso se non c'era Lautaro giocava Dzeko con Lukaku, quest'anno c'è Arnautovic. La differenza oggi c'è. Ma chi ti dice che Arnautovic non vale Dzeko? La storia dei giocatori. A parte che Arnautovic non è un ragazzino, però Dzeko 37 anni. Capito, ma Arnautovic 35. Tu non puoi, cioè, sì, ho capito, però ha meno minutaggio di quello che aveva Dzeko e che avrebbe voluto Dzeko per rinnovare. Ma io dico una cosa, guardate che secondo me non c'era controprova. Ma ieri in quella partita lì, con quel ritmo lì della Real Sociedad, anche se Inzaghi avesse iniziato la partita con Thuram e Frattesi, secondo me andavano in barca uguale, perché un attaccante in quelle partite lì dove vieni massacrato sul ritmo, un attaccante non può farci nulla o quasi nulla. Ma sai che, per esempio, prendi il caso di Frattesi, per stare appresso a Frattesi faticano di più che stare appresso a Aslani, attenzione. Sì, se hai possesso palla, sì. Poi si trovano in difficoltà. Sì, sì,
Ma in fase di possesso sì, però ieri la palla si dà il caso che l'avesse sempre la Real Sociedad, quindi secondo me non cambiava niente. Perché a centrocampo l'Inter non era quella giusta. Ora se tu mi dici che Aslani deve fare la riserva costantemente, sono perfettamente d'accordo su questo, ma l'Inter al completo è quella del derby e guarda, ti dirò anche di più, il derby non lo voglio giudicare per il 5-1 perché lì ci sono state una serie di errori da parte di tutti quanti quelli del Milan, perché i corridoi che hanno lasciato, vedi, attaccare e dimenticarsi che poi dopo c'è da difendere, si subisce anche 5 gol e Milan in quell'occasione lì si dimenticava di difendere e andava avanti, per cui ha facilitato. Sì, comunque Frattesi non c'era neanche nel derby. Mi devo fermare, Fabio, al volo? Oppure dopo la pubblicità, decidi tu. Facciamo dopo la pubblicità, così vai in pubblicità e recuperi tempo. Fantastico, dai, 2 minuti di break, tra poco. Fabio, prego. Allora, per chiudere il discorso Inter, sicuramente il mercato non è stato perfetto, perché sappiamo tutti, ad esempio, che Arnautovic è almeno la terza scelta, perché la prima scelta era Lukaku, sì, e la seconda scelta era Scamacca, che poi è andato all'Atalanta. Quindi Arnautovic è, a voler essere generosi, la terza scelta. Detto questo, in quel ruolo di attaccante di peso. Però Lukaku e Scamacca, soprattutto Lukaku, erano dei titolari. Perché poi la scelta è stato Thuram. Thuram avrebbe giocato in maniera diversa. La prima scelta come attaccante di peso era Thuram. Lo sanno tutti, era Lukaku. Saltato Lukaku, hanno puntato Scamacca, era già pronto, apparecchiato Scamacca, è arrivata l'Atalanta e ha rilanciato. Certo. Su questo poi dovremmo aprire una parentesi un attimo sull'Atalanta. Detto questo, il mercato Inter è stato da applausi, perché una squadra che l'anno prima è arrivata in finale di Champions League, che perde praticamente tutta l'asse portante dalla porta all'attacco, perché sono andati via Onana, Skriniar, Brozovic e Lukaku, e li sostituisci con Sommer, Pavard, Frattesi, per quello che potrà far vedere, magari non immediatamente, ma per quello che può far vedere, e Thuram, tanto di cappello a questo mercato, che infatti ci mette in una condizione particolare, perché è difficile onestamente dire che l'Inter si sia rinforzata rispetto all'anno scorso, perché se fai tutti i cambi, fai Onana, Sommer, Skriniar, Pavard, Brozovic, Frattesi, Lukaku, Thuram, diciamo, anche per esperienza internazionale, gli altri qualcosa vogliamo dire che non si è molto Zeko indebolita, Arnautovic. Va bene, non si è molto indebolita, però non si è rafforzata. Eppure l'Inter di quest'anno sembra decisamente meglio di quella dell'anno scorso, quindi c'è più logica probabilmente nella costruzione della squadra, e come diceva prima Luciano, hai più alternative di livello. Adesso Aslani ha bucato clamorosamente la prima da titolare contro la Real Sociedad, anche l'anno scorso, ma anche lì è da un anno e mezzo che buca, non ha quasi mai visto il campo. Comunque è un giocatore che ha 21 anni, vediamo qual è lo spazio che può conquistarsi. Luciano, mi dici, alla luce delle papere che sta collezionando una partita dietro l'altra Onana, se l'Inter ci ha guadagnato anche dal cambio in porta? Io ti dico soltanto che Onana, quando è stato nell'Inter l'anno scorso, tutti dicevano che era un gran portiere. Vero. Adesso c'è Sommer, speriamo che faccia meglio per l'Inter, però vorrei dire, non si possono fare questi raffronti. Se guardiamo poi la partita che ha fatto, la papera che ha fatto Onana, certamente diciamo che ci ha guadagnato l'Inter, ma è un discorso improprio che non vale la pena di fare, perché sono confronti che sostanzialmente non ti portano a giudicare un giocatore nel modo migliore.